Hey guys, bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss. Oggi parliamo di un argomento caro a molti, me lo avete chiesto in dozzine se non centinaia. Volete sempre sapere come funziona il sistema sanitario in America e come funzionano le assicurazioni sanitarie. Questo è un argomento molto ampio, quindi ne parleremo in diverse puntate. Inizierò oggi intervistando un'infermiera palermitana che vive e lavora a Brooklyn in un ospedale. Ci racconterà un po' la sua esperienza e ci darà alcune informazioni sul sistema sanitario, nello specifico a New York. Passiamo subito all'intervista, vi presento Rosie. Eccola Rosie, la nostra palermitana. Ciao a tutti. Viva Brooklyn da? Vivo a Brooklyn da 4 anni. 4 anni. Quindi lei sarà con noi per questo video e ci racconterà un po' l'esperienza personale su sistema sanitario, assicurazioni sanitarie dal punto di vista di un'infermiera italiana che lavora e vive a New York, esattamente a Brooklyn. Ci provo. Ci provi. Allora, intanto grazie per essere con noi. Lei in questo periodo è molto molto impegnata perché sta gestendo l'urgenza del Covid-19. Ne abbiamo parlato un attimo all'inizio della nostra telefonata. Dici tutto ciò che ti viene in mente e che sai del sistema sanitario americano. Da premettere che mi dispiace se non posso darvi delle informazioni complete perché è talmente tanto complesso, l'argomento è vasto, non penso che tutti, nemmeno qui i cittadini americani, siano informati sì, sull'argomento. Ovviamente ci sono delle differenze rispetto al nostro sistema sanitario nazionale italiano, ma tantissime similarità. Ovviamente qui a New York, parlo dello stato di New York perché molte volte si fa l'errore di dire in America, ma in America insomma ci sono tantissimi stati e non so negli altri stati come funzioni, quindi io posso parlare dello stato di New York. L'assicurazione sanitaria è quella che garantisce il pagamento delle spese sanitarie di un individuo. Questo che significa? Che se in Italia il governo copre le spese sanitarie per un individuo, no? Quindi le spese sanitarie vanno pagate a prescindere dal governo. Governo, dalle tasse, da un'assicurazione. In Italia un farmaco ha un costo comunque. Quando mi trovavo in oncomatologia pediatrica in Italia, io sono stata sconvolta. Avevo una confezione di immunoglobuline e mi è caduto l'occhio proprio sul prezzo. E c'era scritto 1300 e qualcosa euro. E io ho pensato che sono un sacco di soldi, no? Per una fiala. Insomma, un paziente può fare una fiala al giorno per non si sa quanto tempo. Quindi queste spese sono coperte in Italia dal governo, ma sono coperte in realtà dalle tasse che ogni italiano è tenuto a pagare, no? Rispetto appunto agli introiti, a quello che si dichiara annualmente. Anche un italiano paga il ticket quando va a fare una visita, quando va in ospedale, quando va a fare un esame. Però solitamente non è un costo molto alto. No, che solitamente è in base all'introito. Quindi se tu all'anno fai più soldi di me, avrai un ticket un po' più alto di quello che pago io. Rispettivamente a New York l'assicurazione sanitaria funziona un po' allo stesso modo. È per questo che ho voluto fare un po' il paragone. Parliamo di quelli che hanno un'assicurazione sanitaria prima. Come si fa ad ottenere un'assicurazione sanitaria? Le assicurazioni sono private, quindi vuol dire che c'è anche molta competizione, c'è tutto un marketing dietro e sono appunto regolamentate anche a livello federale. Io, ad esempio, che sono considerato un impiegato pubblico anche se la sanità è privata, il mio ospedale mi dà l'assicurazione, che comunque io pago in maniera minima, è un importo minimo, è un contributo detratto dal mio stipendio. Ma te lo dà come benefit? Scusa se ti interrompo. Come benefit? Allora, diciamo per chi non conosce i benefit sono dei veri e propri benefici oltre allo stipendio, quindi possono essere l'assicurazione sanitaria, per alcuni l'appartamento, la pensione, degli introiti extra, dei benefici extra. L'alloggio per l'estate per i figli, tipo collegio d'estate. Dipende sempre dal tipo di lavoro, tipo di datore di lavoro, però nella maggior parte dei casi molte persone hanno queste cose chiamate benefits, ovvero dei benefici. Sì, e molte persone che fanno parte della categoria sono tipo i pompieri, gli infermieri, le maestre, i professori, ma anche se comunque ogni istituzione, ogni ospedale, ogni datore di lavoro, come dicevi tu, ha un contratto diverso, può avere un contratto diverso. Tra i benefits hai l'assicurazione sanitaria inclusa. Italia, per me e per i componenti della mia famiglia, quindi anche per mio marito e nel caso avessi dei figli, anche per i miei figli. Domanda, coperta al 100%? No, giusto? No, io sono tenuta a pagare un co-payment, che vuol dire
dire un pagamento extra che è minimo. Di solito il copayment è scritto sulla tua carta proprio dell'assicurazione. Ogni assicurazione ti dà una carta come il nostro codice fiscale, su cui c'è scritto, che ne so, la visita specialistica paghi per esempio $25 in più, e la visita normale dal tuo medico di famiglia magari 10. Poi variano, no? Da magari 45, da assicurazione a assicurazione, sì. Poi, se posso aggiungere una cosa, lì ci sono solo i prezzi delle visite. Qualsiasi cosa extra fai, che possono essere analisi del sangue o altri tipi di analisi, quelli sono tutti costi extra, quindi altre franchigie da pagare solitamente. Non per tutte le assicurazioni. Non per tutte, per alcune, e ti arriva la lettera a casa. Te lo dico, sì, perché a me succede così. Quindi se decidi di avere un pacchetto che comprenda la visita oculistica, il dentista, perché la visita oculistica e il dentista sono cose a parte che prescindono sfortunatamente dall'assicurazione. A questo aggiungerei anche i medicinali che vai a comprare in farmacia, che qualcuno ce l'ha inclusi e altri no, giusto? Sì, giusto. Oppure alcuni ce li ha inclusi se sono dei farmaci indispensabili, altri no se sono dei farmaci, magari si sceglie di non andare per il generico, farmaci che comunque non sono vitali, vorrei dire così. Okay. E questa è un po' la base di tutto. Da qua credo che questo è un buon pretesto per parlare di chi non ha l'assicurazione. Mm-hmm. Chi non ha l'assicurazione nello stato di New York, a chi non ha l'assicurazione non è mai negata l'assistenza sanitaria d'urgenza. Ok, quindi le prime cure non vengono negate a nessuno nello stato di New York. Parliamo sempre dello stato di New York, ok? Non sono sicura se la stessa cosa valga per gli altri stati. Non ho la più pallida idea. In New Jersey, una volta mi è capitato personalmente di dover andare purtroppo in ospedale, in emergenza. Niente di troppo grave, però non avevamo il tempo di capire, insomma, se io ci avessi l'assicurazione, eccetera, eccetera. Io sono entrata, mi hanno dato soccorso e poi, una volta presi i miei dati personali, mi hanno spedito il conto da pagare a casa, che comunque poi la mia assicurazione ha fatto in modo di coprire. Senza immediata, non è negata a nessuno. Okay. Non è che io sento molto, e mi dispiace tanto quando realizzo che insomma l'informazione non è abbastanza pulita da questo punto di vista. Mi rendo conto che tanti parlano e dicono ma non si accettano la gente in ospedale, vengono negate le cure primarie. New York non è così. Però comunque ti è arrivata una ricevuta da pagare. Un conto, sì, una ricevuta. Che è comunque la mia assicurazione ha pagato. Cioè, io sono povero e non mi posso permettere questa cura e mi faccio curare. Non la paghi, praticamente. E cosa succede se non la paghi? Questo non lo so. Ci sono degli sportelli fatti apposta, ci sono degli assistenti sociali, ci sono degli avvocati per chi non ha l'assicurazione. Però in generale, chi è povero non riesce a raggiungere il minimo annuo, hai l'assicurazione gratuita. Quindi comunque si trova il modo per coprire il pagamento. Cioè, se io non riesco ad avere uno stipendio che mi possa permettere di avere un'assicurazione, A, perché il mio datore di lavoro ha un contratto particolare, l'assicurazione non me la dà, B, perché ho troppe spese e non riesco a coprirla, soprattutto Medicare e Medicaid, che coprono le persone che non riescono ad avere un reddito abbastanza alto da permettersi un'assicurazione. Una sarebbe per over 65 e l'altra sarebbe per i meno abbienti, quindi coloro che fanno meno di $23,000 l'anno. Quindi il governo ti dice, se tu non riesci a pagare l'assicurazione, quando si compila la dichiarazione dei redditi, noi ci rendiamo conto che tu non riesci a arrivare a 23,000, tieni l'assicurazione gratuita e quella copre tutto e non paghi nulla, non ci sono co-payment. Specificare, io perché ho amici che non hanno l'assicurazione sanitaria e non fanno meno di 23,000 all'anno, fanno cifre molto più alte, però per scelta non vogliono avere l'assicurazione. Ok. In quel caso cosa succede? In quel caso sono sicura che quello che succede è se hanno bisogno di assistenza sanitaria, mm-hmm, e quindi vanno in pronto soccorso. Sì. Si viene prestato aiuto, però poi riceveranno il pagamento, il conto. Che devono comunque sostenere. Perché se loro rifiutano di pagare l'assicurazione, da un certo punto di vista è come rifiutarsi di pagare le tasse. Cioè, da noi, il governo italiano, l'assicurazione viene, la sanità viene coperta dalle nostre tasse. A New York, nel momento in cui ti rifiuti di pagare anche il minimo per un'assicurazione, è come se tu ti opponessi al pagamento di una percentuale delle tasse che dovrebbe essere dovuta per la sanità. Quindi in qualche modo i costi devono essere coperti, se non dal governo o dal cittadino che paga le tasse, fare in modo che il governo possa pagare
pagare i costi. Invece facciamo l'esempio di un turista, una persona di passaggio che viene e non ha l'assicurazione sanitaria. So di alcune persone a cui è stato pagato il conto dal governo italiano. Dal governo italiano? Le visite private sono considerate private, quindi viene richiesto un pagamento. Una cosa che non mi riesco a spiegare da più di 8 anni che sto a New York, perché le infermiere girano in metropolitana con la divisa? Guarda, perché se riuscissi a darti una risposta sarei felice anch'io. Purtroppo questa è una cosa che non piace neanche a me. Sono completamente d'accordo con te. Il datore di lavoro, a voi non vi dice la divisa si lascia in ospedale e si usa solamente dentro l'ospedale? No, tra l'altro non sappiamo nemmeno l'armadietto che possa contenere una... cioè il nostro armadietto è piccolissimo. Adesso non so negli altri ospedali, però la mia divisa non sarebbe stirata a modo se la tenessi in ospedale. So per certo che gli infermieri e i medici di labor and delivery, maternità e ginecologia, yeah, a loro viene data la divisa dall'ospedale e la lasciano in ospedale. Adesso non so precisamente per quale ragione. E anche il blocco operatorio, perché loro comunque sono tenuti ad essere più puliti e sterili, soprattutto. Ma i tuoi colleghi? Io metto su la divisa pulita prima di andare al lavoro, ok? Quando finisco, mi spoglio dalla divisa, che è comunque stata contaminata, metto in un sacchetto di plastica e metto su una tuta, un qualcosa, ed esco fuori dall'ospedale. Adesso, non tutto ovviamente, fanno quello che faccio io. Però tu arrivi con la divisa in ospedale? Però io arrivo con la divisa in ospedale, ma io sono in terapia intensiva, quindi per me conta e non conta, perché alla fine, quando io entro nella stanza di un paziente, comunque ho il camice soggetto addosso. Il tuo caso, comunque, è uno dei pochi... Il mio è un caso particolare, però è un po' un controsenso. Cioè, siamo attenti a tantissime altre cose, è una cosa così tanto culturale ormai, che si sono abituati all'idea di andare in giro con la divisa e quindi lo fanno tranquillamente. No, non lo posso accettare. Lo capisco, perché comunque tu vieni da una cultura diversa, sì, e quindi per te è stato un impatto più forte. Per loro sono abituati, quindi non... Cioè, per tante cose non mi considero italiana, però adesso stiamo parlando di pulizia e di ospedale, quindi non c'è risposta. E invece te, come esperienza personale, come ti trovi a livello lavorativo? Tu hai lavorato anche in Italia? In Italia ho fatto volontariato. C'è un buon sistema sanitario, nel senso che abbiamo tantissimi dispositivi all'avanguardia. Cioè, in Italia siamo più intelligenti, secondo me. Studiamo in maniera più approfondita. Ci rendiamo conto di ciò che studiamo e lo mettiamo in pratica, secondo me, è un po' meglio. Cioè, voglio essere un po' presuntuosa nel dire che la nostra educazione è superiore. Ne stavo parlando proprio ieri con la mamma di un bambino qui, faccio inglese online, e ho proprio esattamente detto queste cose. Cioè, un livello vecchio di qualcos'altro, no? Per esempio, in medicina, la laurea in medicina in Italia è molto basata sullo studio, sui libri, e pecca un po' di tirocinio, che secondo me, insomma, non ha più bisogno. Invece qui in America io vedo che sono molto hands on, cioè riescono tanto a fare pratica prima di laurearsi. Sono più abituati a fare pratica in tutto gli americani. Sono molto pragmatici, sono molto ok, buttati e impari, no? Magari questo può farti capire un po' perché ho voluto lasciare l'Italia per quanto riguarda la mia carriera, no? Ho conosciuto un mio carissimo amico medico in Italia che mi ha raccontato la sua esperienza. Lui è riuscito a farsi dare delle ore per fare un po' di tirocinio in sala operatoria, e lui mi raccontava, no? Un po', lo sapete tutti, un po' del nonnismo in ospedale in Italia, soprattutto il rapporto medico-infermiere, OS, c'è un po' di gerarchia, un po' troppo strutturato. E questo può essere vero o non vero rispetto a dove vai, però in generale è vero, è triste ma è vero. E lui mi raccontava che era in sala operatoria, stava imparando una procedura su un paziente, sul tavolo operatorio, il chirurgo primario di quella chirurgia, con una mano stava operando, no? Con l'altra mano ha cercato di coprire una manovra perché non voleva insegnarla agli studenti. Allora io mi chiedo, no? Cioè, se tu sei talmente tanto geloso del tuo sapere e comunque in quel momento sei tenuto ad educare un futuro medico, quel ragazzo lì potrebbe essere domani il chirurgo che opera su di te. Quella manovra che oggi tu puoi passare, che puoi insegnare a quel tirocinante, potrebbe salvarti la vita se domani lui è il tuo chirurgo. È un po' stupido, cioè noi siamo tanto intelligenti, però la grande differenza che ho notato qui a New York è io sono successful, no? Se io sono di successo, non sono geloso del successo altrui. Cioè, adesso non so se questa cosa è vera per te, però in generale... Ti campi così. In generale, però, nell'ambito medico, specialmente nel mio ospedale, devo essere sincera, io mi sono sentita
sentita, no? Presa per mano fin dall'inizio e guidata passo per passo e incoraggiata, premiata ogni giorno da quando ho cominciato, dal 9 settembre del 2019. Non c'è stato un momento in cui mi sono sentita scoraggiata, messa da parte, non c'è stato un momento in cui non mi sia stato detto grazie, non mi sia stato dimostrato l'apprezzamento. E questa è una cosa che, specialmente per chi sa che vale tanto, no? Di nuovo, non voglio peccare di presunzione, però siamo tanti quelli che in Italia si sono laureati e hanno deciso di andare via. Perché comunque uno stipendio di 1.400 euro per un'infermiera italiana è una miseria. Per il rischio biologico, per le ore di lavoro, per la sofferenza a livello fisico e mentale, per lo stress, per lo sfruttamento. Praticamente la tua prima esperienza parte da Brooklyn. Come l'hai fatto il tuo lavoro? Il procedimento per ottenere la licenza a New York è molto molto lungo. Il test della licenza newyorkese è il famoso NCLEX, è un test di sbarramento molto lungo, ho dovuto insomma prepararmi per tanto tempo. Cosa intendi per lungo? Diamo tempistiche. 6 ore al computer, sono tutte domande a risposta multipla più audio. Più o meno quanto ci si impiega a studiarlo? Studiato per 2 mesi, la statistica di chi insomma riesce a superarlo è 0,2. Molto bene. Mi sono un po' impaurita quando ho guardato le statistiche perché non pensavo di potercela fare. È un test comunque in lingua straniera, cioè io parlo l'inglese tanto bene, ma insomma è sempre un test complicato e non è la mia prima lingua. È molto lungo, devi fare almeno 82% delle risposte positive e le risposte, cioè noi, la mia laurea a Perugia, ogni esame era orale, cioè io non sono nemmeno abituata, come loro sono abituati qui in America, alle strategie del test a risposta multipla, no? Che il procedimento per arrivare ad essere lì, a sederti per il test, quello è quello che è stato forse più lungo della tempistica di studio, no? Perché l'organo che si occupa qui delle professioni sanitarie per gli stranieri ha voluto ovviamente valutare il mio percorso di studi, ha voluto tutti i certificati in lingua inglese e non li ha voluti di mio pugno. Cioè io comunque ho lavorato a Malta in lingua straniera e c'avevo già il mio transcript, il mio diploma supplement, la mia licenza in italiano, era tutto tradotto e certificato in inglese, ma loro hanno solo voluto i documenti direttamente dalla mia università. Procedimento per colpa insomma dei tempi burocratici italiani è durato 2 anni e mezzo. Ci ho messo 2 anni e mezzo per avere l'autorizzazione a fare il test. Serve un'autorizzazione a fare il test? Da straniero sì. Perché quindi, devono... Da con che visto? Io sono arrivata con un visto da studente. Visto F o visto M? F. F, ok. Per il visto F trovate il video e l'articolo sul blog e sul canale YouTube. Link info box. Fate quello che vi dice. Quello è stato il visto con cui sono arrivata all'inizio. Conosco infermieri stranieri che sono qui a New York che hanno la possibilità di venire e lavorare con un permesso lavorativo perché questo test della licenza di sbarramento, no? Il NCLEX, hanno la possibilità di fare il test nelle loro nazioni, tipo le Filippine. Per questo ci sono tantissimi infermieri filippini qua a New York. Vengono qui già con la licenza pronta, con una proposta di lavoro infermieristica, perché comunque è considerata un buon lavoro a livello di profitto, a livello di benefici, come dicevi prima, quindi è molto ambita come posizione. Ma visto che l'hai tirato fuori, in linea di massima un infermiere quanto prende nello stato? Dico la media in generale. Per un infermiere neolaureato dipende anche dalla specialistica e dagli ospedali, perché ogni ospedale può avere un contratto diverso. 80.000-120.000 l'anno. Per chi ha appena iniziato neolaureato? Lordi. Con un circa 30% in meno. Circa, però considera i benefici. Stipendio varia tra, può essere da $45 l'ora a $75 l'ora, dipende. Invece se passi di livello, nel senso che comunque hai più esperienza alle spalle? No, dipende. Ogni anno d'esperienza sono $1,000 in più, ogni certificato sono $3,500 in più, l'ospedale ti paga gli studi, tanti ospedali lo fanno, il mio lo fa. Adesso io per esempio voglio continuare gli studi, qui l'infermiere può prendere anche 2 importantissime strade, non è una cosa che abbiamo in Italia. C'è l'NP, sarebbero tipo dei medici di base, cioè è un infermiere che ha la possibilità di poter prescrivere, è sempre sotto la direzione di un attending, di un primario o di un medico di primo livello, ma ha l'autonomia di poter prescrivere o di fare assistenza medica di primo livello. Un'altra cosa che in Italia non c'è, un'altra figura professionale che riguarda appunto l'infermieristica, è il CRNA, che sono gli infermieri anestesisti. Quello lì è, anche a livello di stipendio parliamo di cifre molto molto alte, okay. Dai 150.000 180.000, poi dipende. Il discorso
corso dei 2 anni che hai menzionato? Quello è stato un il processo è stato molto lungo. Praticamente l'organo qui di selezione degli infermieri stranieri o di qualsiasi professione sanitaria, prima di darti l'accesso al test di sbarramento e alla licenza, ovviamente si devono valutare le credenziali, cioè devono capire se il tuo percorso di studi è equipollente al percorso di studi di una laurea infermieristica newyorkese. Ho conosciuto molte persone a cui è stata negata la possibilità, perché comunque qui infermieristica dura 4 anni invece che 3, alcuni hanno dovuto integrare con alcuni corsi o accumulando più crediti prima di arrivare alla licenza. Però tu con il visto F sei riuscita a iscriverti al test? Sì. E una volta che passi? Una volta che ho passato il test, io ero già sposata, quindi avevo già la carta verde, ho cercato lavoro già da residente permanente. Si può fare il test anche non essendo sposati e non avendo la carta verde, quindi con un altro tipo di visto. Io vorrei dire che insomma si devono calcolare un po' di cose, no? Cioè io consiglio sempre di chiedere ad un avvocato dell'immigrazione, perché sicuramente è la persona che vi può dare più informazioni. Bisogna sicuramente avere tutto chiaro prima di fare qualsiasi percorso, non è facile. Anche la ricerca del lavoro qui è molto diversa, no? La funziona in maniera molto diversa rispetto all'Italia, cioè qui io ho fatto dei colloqui per poter avere un lavoro. In Italia gli infermieri fanno i test, no? Quindi sei molto contenta di questa... Sono felicissima. I colloqui sono andati tutti molto molto bene. Non mi aspettavo che avessero considerato la mia esperienza all'estero, invece è stata molto apprezzata. Specialmente il volontariato, io ho fatto tantissimo volontariato, volevano insomma capire se fossi all'altezza, quindi anche lì è stato molto meritocratico. E io non sono abituata da palermitana alla meritocrazia. Posso capire. Molto bene, mi fa piacere questa cosa. E grazie per averci dedicato questo tempo. Vogliamo un attimo ricordare dove lavori? Io lavoro al Maimonides Medical Center, più grande ospedale di Brooklyn. È un trauma center, un centro traumi pediatrico e adulti. È un ospedale considerato privato, nel senso che non è affiliato a nessuno dei grandi ospedali, sebbene ci vogliono tutti comprare. E comunque serve maggiormente la comunità ebraica proprio per la posizione geografica, e quindi abbiamo tantissimi contributi e donazioni anche dalla comunità ebraica, che comunque ci tiene ancora in vita, no? E parlavamo appunto di ebrei ortodossi Hasidic. C'è l'assicurazione anche per i clandestini a New York, non so se tu lo sapevi. Io conosco persone qui che risiedono in America in maniera illegale, che vanno in ospedale, uno di questi ospedali di New York City. So, New York City Health and Hospital è considerata la catena di ospedali pubblici, no? Governativi. Quindi Bellevue in città, Coney Island Hospital qui a Brooklyn, ce ne sono tantissimi, e loro sono quelli che garantiscono l'assicurazione sanitaria anche ai residenti Italiani. Magari la prossima volta intervisto qualcuno che lavora per le assicurazioni sanitarie. Grazie per tutte queste informazioni che ci hai lasciato. Grazie a te per la divulgazione, perché è molto importante fare informazione, specialmente per adesso, quindi ti ringrazio. Grazie a te e ci vediamo presto. Se ci avete domande per Rosie, qua nei commenti. Grazie. Allora, se siete arrivati alla fine di questo video, sarete sicuramente interessati all'argomento. Grazie per essere rimasti con noi per tutto questo tempo. In realtà la chiacchierata è stata molto più lunga, abbiamo parlato anche della sua esperienza attuale durante il coronavirus. Non potevo fare un video troppo lungo, quindi sto pensando di farne un altro. Fatemi sapere voi cosa preferireste, in modo da sfruttare al meglio l'altra parte del contenuto che ho con Rosie. Se non siete ancora iscritti al canale, fatelo immediatamente. Per oggi è tutto da Chiari Ladyboss, da New York. Ci vediamo al prossimo vlog. Bye guys!